però è il momento di Masia. Masia, glielo dico subito, grandi aspettative, il Viminale, i nostri avversari dicono partita stretta, addirittura rischio di clamoroso cambiamento. Che cosa ci dice lei con la prima proiezione? Che ci siamo lasciati con un lieve vantaggio di Musumeci e che ci ritroviamo con un lievissimo vantaggio di Musumeci. Naturalmente poche sezioni campionate in questo momento, però insomma, vediamo. Testa a testa con Musumeci in vantaggio. Nello Musumeci 37,5, Giancarlo Cancelleri 36,4, Fabrizio Miccari 18,8, Claudio Fava 6,7, Roberto La Rosa 0,6. Quindi evoluzione dello scrutinio tutta da seguire e vediamo se questa tendenza si conferma, si allarga oppure si restringe. Persino gli exit poll prevedevano una possibilità anche di recupero di Cancelleri. Quindi c'è, in realtà non c'è luce, non c'è tanta luce, non c'è un'imbarcazione di distanza, come si direbbe nel canottaggio, e lei non potrebbe ancora assegnare la vittoria a Musumeci, tantomeno a Cancelleri. Comunque è una gara stretta. Assolutamente sì, perché il voto è molto anche disomogeneo a livello provinciale tra capoluoghi e non capoluoghi, per cui è sicuramente tutto da seguire. Cercheremo di essere velocissimi a fornire anche le altre proiezioni per aggiornarvi sull'evoluzione del voto. Ce le ha già le altre? Ci stiamo lavorando. Allora, quanto le serve, secondo lei? Io direi una ventina di minuti. Va bene, allora diciamo che alle 9:30 sforniamo la seconda proiezione. Adesso diventa molto, molto interessante.